Benvenuti a un nuovo video della serie collezionistiche. Quest'oggi vi andrò a parlare di una delle testate a cui sono più legato, ovvero Paper Fantasy. La serie iniziò nel 1994 come bimestrale. Era strutturata come un vero e proprio magazine ricco di storie, di cui una inedita, e di articoli di approfondimento. La rivista spaziava tra i due principali filoni del fantastico, ovvero il fantasy propriamente detto, e la fantascienza. Questo permetteva al redattore, che era Santo Scarcella, di proporre articoli ora a tema scientifico, ora a tema letterario. Era un mix decisamente molto interessante, che in parte riproponeva la formula di Topolino, ovvero storie, fumetti e articoli, però più centrata su un argomento o due argomenti specifici e a volte anche molto vicini tra loro. Se vogliamo, fu in qualche modo una delle serie che più di tutte mi permise di comprendere come scienza e letteratura non fossero due comparti così separati uno dall'altro. E che in qualche modo, quando si parla di cultura, non è mai buona cosa distinguere tra cultura scientifica e cultura letteraria come se fossero una in contrasto con l'altra, cosa di cui purtroppo in Italia ancora non abbiamo capito molto bene. Ad ogni buon conto, la serie, che come detto aveva esordito nel 1994, proseguì per 35 uscite, tutte bimestrali, fino al 2000. Poi, per rivedere un nuovo Paper Fantasy, abbiamo dovuto aspettare ben 18 anni con un nuovo numero 1, questa volta curato da Marco Iafrate. Anche in questo caso, le storie proposte a sommario si suddividono in storie a tema fantasy fantastico e storie a tema fantascientifico. Interessante però come la storia con cui si apre il volume fa parte delle fantaleggende che è sempre stata, invece, una serie sì fantasy ma che aveva anche in sé degli elementi fantascientifici, quindi in un certo senso è proprio perfetta per una testata come Paper Fantasy. Anche in questo caso abbiamo un approccio in stile magazine dove insieme alle storie troviamo anche degli articoli e un'introduzione di Marco Iafrate. A livello di sommario abbiamo solo ristampe. Per avere delle inedite dovremo aspettare diversi numeri. Tra l'altro questi inediti sono inediti in Italia perché in realtà sono storie prodotte all'estero e mai stampate nel nostro paese. A Paper Fantasy, dicevo, sono particolarmente legato perché, oltre all'approccio molto interessante e ricco appunto di articoli scientifici che erano quelli che mi interessavano di più, ma questa rivista mi permise per la prima volta di scoprire autori come Jerry Siegel o personaggi, quantomeno le storie di esordio di personaggi come OK Quack, o ancora una grande saga fantascientifica come quella, diremo grazie alla ristampa sul secondo numero, del razzo interplanetario. Potete immaginare me, lettore, che all'epoca leggeva le storie di Bottaro solo sul giornalino, la meraviglia dello scoprire che l'autore di Superman era stato un autore disneyano, oppure che l'autore di Pompon, che leggevo ogni settimana, era stato anche lui un autore di Topolino. E quindi potete ancora di più immaginare la mia gioia quando Bottaro tornò in pianta più o meno stabile anche su Topolino. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie collezionistica. Saluti a tutti!